Salve! Oh, Carlo, Carlo. Ciao Fabrizio, come Ciao Carlo, stai? Mi sono appena come svegliato. grazie piccola. Dormivi qua, scusa. Dormivo qua, sì. Tu che fai? Come stai, Gennaro? Bene, bene, bene. Lei. Io sto bene, Gennaro. Cercavo. Come si chiama? Fuzio. Grazie piccola. Non è morto un'altra volta? Mi compare Non lo so, cos'è Michele. successo? Scusami, Gennaro. Fuzio stava scappando perché ha visto un serpente nella biblioteca. Ah, ma è entrato ancora in quella stanza proibita, Funzio. Eh no, eravamo in biblioteca. Però vicino c'è la stanza proibita. Forse veniva da là. Salve, Michael! Salve. Salve. Ciao, ciao, ciao. Avete visto Fuzio? È scappato. Ma le lezioni a che ora si trovano, per favore? No, L'hanno già no, no, ho già effettuata. chiesto io. Sono passate, erano la mattina. Ma io la Ma mattina possiamo chiedere dormo! le Non lezioni di posso sera? mancare alla mia prima. È il mio primo giorno, manco. Quante lezioni ci sono state? Beh. Ce ne sono state stamattina, Ma cos'è quindi. che si è insegnato? Prova a sentire una professoressa Carlo se ti fa Sì, fare un possiamo recupero chiedere extra. lezioni di recupero. Ah! Una lezione di recupero con la prof? Yes. Ah, e dove la posso incontrare, Sala Mattias? grande, forse. L'ho visto Possibile? dalla Dove sala dobbiamo grande, andare? forse in aula professore è Sì, andata a sì. bussare lì. E No, ma la posso. trovo in sala Mi grande. potete qualcuno. Mattias, mi puoi accompagnare in aula, professori? Sì, sto facendo fare un giro a Michael. Ah, allora Però c'è. chiedo a Gennaro. Ti Ok, ricordi l'aula cerchiamo. grande? Io no. Quella. Sì. Sala duelli, prima della sala duelli sulla destra, bussate lì ai professori. Ci Ok, cerchiamo. vediamo dopo, ragazzi. Andiamo, Michael. A dopo, tutto ciò che devi fare. Da questa. Io vengo con voi perché dovrei fare il recupero pure Ryan. io. Ehi, sono Ryan. Come si fa ad aumentare la grafica? È l'unico gioco in cui posso permettermi di farlo. Quella. Sbagliato. Ma sono l'unico col mal di testa? No, no, pure io c'ho un po' di mal di testa perché ci sono troppi studenti. No, lo dovevi imparare. Io mi devo ancora abituare alla scuola, eh. No, di qua finisce. Qua. Meglio prima. Ma mi sono Bussa perso. qua, no, ma qua non credo sia il posto migliore. No, È questo è vuoto qua, qua. è No, non è vuoto. questa. No, Vieni, no, non è qua, vieni, non è qua. vieni, vieni. Dobbiamo andare dove c'è quella Come duello. si chiama la Vieni. boss? Mi sentite? Sì. Mi Sì. sente? Sì, la sentiamo, George. Ok, la ringrazio. Nulla. No, questo è il giardino. Po' No, venite laggoso. qua, venite siamo qua, arrivati. venite qua. Da là dove siamo? Ah, no, Tiriamo qua. dritto per dritto, venite qui. Ma forse siamo arrivati da qua. Togli sta bacchetta dalla mano che mi fai paura. Ma perché è un labirinto questa scuola? Tutto ciò che devi fare. Oh, scusatemi, è Sì, Verminius! ora ci siamo. Ok. Effettivamente, senza pronunciare il nome, era un problema. Verminius! Ok. Allora, qua stiamo facendo mi sa il giro tondo. Però siamo No, no, giusti, no, no? qua non Siamo ci giusti. siamo ancora Ma passati. come stiamo facendo il Sì. giro tondo? No, perché siamo fuori Sì, di testa, no? per di Siamo fuori di qua, ok, testa. riconosco la Eccoci. strada. Aspettate un secondo. Sì. Max, ma hai cibo? No, dovrei andarla a prendere pure io. Per ora sto bene, però in caso prendiamo. Oh. Proteggo, proteggo, proteggo! Ok.
Protego, protego! Anche a Gennaro lagga così, ragazzi. Ah sì. Carlo, è ancora della sburro birra? Da ieri? Cosa? È ancora della burro birra da ieri? Così recupero un po' di salute, sto un po' male. E mica sono... Mi ha preso per un locandiere. Nell'inventario. Non sono un locandiere, vada alla locanda a comprarsela. Sono uno studente. Devo andare a lezione con la prof. Eccoci. No. Le scale no, per favore. Si passa da qua. Ecco, ci siamo. Oh. Allora, sala duelli è qua. Ha detto che dobbiamo andare qua, giusto? Sala magna. Lo seguo. Ah, sala grande, sala magna. Eccoci. Eccoli i professori. I professori sono qua. Ecco, c'è un professore. Grazie, piccolo. Non mi sembra proprio. Sempre più innamorato di te, sì, questa community. Sì. Io, Carlo, professoressa, salve. Oh, salve. Sono momentaneamente impegnata. Datemi un attimo, ok? Sì, aspetteremo qua. Ah, ok, grazie. Professoressa, volevo chiedere delle lezioni private dopo, se è possibile. Oh, sì, certamente. Un attimo solo. È momentaneamente occupato. Protego, protego! Oh, piano, attento con queste magie. Piano. Protego! Stia attento. Protegga, grazie. Ma sa dov'è il signor Jenny? Jenny, ah, l'ho visto prima in biblioteca. Poi. Anch'io, ci stava quasi per uccidere tutti. Ma come? Chi è? Ma col serpente c'eri pure tu, Jerry. Sì. Ma hai imparato delle nuove magie, Jenny? Jenny Spotter, il mago Spotter. Io sono nuovo. Jenny. Allora, vada con i novizi, no? Hop hop! E chi sono? Vada con la prof, hop hop! Ma che scostumato. La prof è momentaneamente occupata. Sì. Hop hop, guarda prof, dai, hop hop. Qua io sono uno studente del primo anno e un giorno. Anch'io, io neanche un giorno. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Tutto ciò che devi fare. Ragazzi, avete del cibo? Gennaro, andiamo da Gennaro, da Jenny Spotter. Biblioteca. Se qualcuno ha cibo, mi serve. Non sono un locandiere. Guys, where is the lessons? Ma chi è? Ma siamo dentro di una scuola internazionale. Hi, guys. Collegio internazionale. Lessons? The teacher no, is busy. No, tell the teachers. The teacher is busy. No teachers? No teacher. Oh, what? Teacher is busy. Oh, I go bibliotech. Ah no, ma in realtà è Funzio. Ciao Carlo, ciao ragazzi. Ciao. Funzio? Guys, where are the lessons? No. Sei Funzio? Gabriel Mogli. No, I'm Kenneth. Bro, I'm Kenneth. Mi ricordo di Funzio. No Funzio here, certo. Signorino avvapato. Wella, si sposta. Oh, arriva. Signorino Mowgli, mi dispiace vederla qui. Mr. Gazza, perché? Perché sta perdendo il suo prezioso tempo con questi individui. Ah, ha ragione. Perché non siete a studiare? Ehi, la professoressa mi ha detto di aspettare qua. Mr. Gaza, guarda. Sì, sì, noi abbiamo chiesto. E allora passi quella bacchetta se non vuole perdere dei punti, signorina Papato. Mr. Gaza? Che cosa vuole, signorino Caselli?
Can I ask you where is the lessons? Io parlo una sola lingua ed è quella che si parla in questa scuola. Lezioni? Lezioni dove? Ci sarà una bacheca informativa dove potrai vedere grazie, tutto caro, quanto. Grazie, caro. Ah, una domanda. Caro? Grazie, Mr. Gaza. No, no. Lei grazie, ha detto Mr. caro. Gaza. Grazie, Mr. Gaza. La prossima volta me lo 10 punti caro. Ai Corvo Nero. Oh, scusi, chiedo Mr. scusa per il disturbo e la mia maleducazione, ma mi hanno detto che dovevo guadagnarmi dei soldi, ma non ho capito come. Adesso provvederemo, se ci sarà un professore. Va benissimo, la ringrazio. Se non vi dispiace, devo portare questo neofita il più velocemente possibile lo smistamento. Vada, vada. Where are lessons, guys? Please. Come. I don't capisci, Luca. Andiamo da Jane. Lessons. Mr. Lessons. Kenneth, there are lessons. I go with lesson. Look, behind you. Information. Lessons where? Information. Carlo, mi hanno detto dove è Jenny. Ma chi è questo? Dov'è? All'entrata. Ma quanta gente c'è oggi? Jenny. Cosa fa? Ehi tu, cosa fai? Mattias! Mattias! Svegliati! Cosa vuoi fare? Verminius! Ma che cavolo stai facendo? Che sta succedendo? Ah. Ma che tortura è? Permettimi, spostati. Alzo stato. Carlo! Carlo! How can I pull out Carlo, vieni qua! Ma chi è Carlo? Ah, Simone! Vieni. Chi è questa cosa? Oh, pappagalli, chiudeteli! No, lui è un medimago, tranquillo. Oddio, no, ma Simone, anche tu hai dei mal di testa? Sì, è normale, sono i Didi. I? Demoni? Didi. Ma si fa molto male, i Didi. La vedo che fa avanti e indietro. Okay. Simone, allora, Simone. Jenny dove si trova? Dimmi, Simone. Cristiano, dimmi. Come? Jenny, dove sta? Andiamo. Come tiro fuori mia bacchetta? Vieni. Avete visto Funzio? Sì, sta arrivando. Bellissimo, Carlo, c'è Jenny. Devo studiare con Funzio di Grifondoro. Carlo, Jenny, Simone, dov'è il bagno? Dimmi. Dov'è il bagno? Perché? Di là. Ma che fa l'entrata a Gennaro? Là in fondo. Sono andati alla città, vi ho lasciati andare là. Pericoloso, eh? Mi piace il pericolo a me. Oh! E ora come? Piccola. Oh, mi posso cagare sullo zerbino di Simon Cofier? No. Grazie Marco. Non ho la scopa, sono nuovo! Sono qui. Qualcuno mi vede? Come risalgo? Aiuto! Aiuto! Grazie, ciao. Ciao Fabio. Aiuto! Qualcuno mi vede da lì sopra? Ah, si è trasformato in una sfida di... Non ho nessun incantesimo, ragazzi. Ah, alzo la voce, aspetta, urlo.
Aiuto, mi sentite? Urlate per favore, mi sentite? Sono sotto il ponte, aiuto! Sono caduto! Aiuto! No, non ti buttare, bro! Aiuto! Aiuto, Gennaro! Vai a chiedere aiuto! Forse ho trovato io. Oh! Un genio! A genius! Hop! Hop! Salto! Hop! Oble! Opla! Opla! Oh! Opla! Oh! Oh! Opla! Oh! Aiuto! Oh, c'è qualcuno? Aiuto! Oh! Pronto? Aiuto, Max! Chi è lei? Signor Carlo, ma... Aiutami! Come si sale? Faccio una cosa. Ritorni in acqua. Mi segua, mi segua. Allora, circunnavi tutta questa struttura spettacolare? Venga, venga. Eccomi, guarda come nuoto! Bellissimo nuoto! Segua! Oh, è arrivato il pige! Opla! È arrivato il... È arrivato il pige, come faccio ad aprirla? Boh! È il mio primo giorno qui. F3. Ma è caduto qui dentro. Ecco, mi aveva scritto il preside. Ok. Cercavo di prendervi, ma niente. Niente. Signor Medivago, posso avere una cura, per favore? Certo. Io mi se poi pure. Grazie. Grazie mille. Come hai fatto a finire là sotto? E... L'ho visto buttarsi dal ponte. Sono caduto dal ponte. Sì, sì. Aiuto. Oh, sto... Mi sa che ha sbagliato. Sì. Beh, era la cura sbagliata. Che cosa si sente? Sento molto male, molto ciao, male. Mi sei quasi mai stato morire. A Pescara? Se sì, cosa ne pensi? Ci torneresti? Ultimamente è pieno di figa. Medimago. Ci tornerei d'estate. Non mi devi farne tanti, Medimago, fidati. Devi farne tanti. Ancora? Vai, veloce, veloce, vai, vai. Ancora? Ancora? Sto sentendo il allora vado di scarica. Scarica! Ancora? No, no, vai, 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 ancora, ne vogliono, ne vogliono. Ancora... Oh! Oddio! Era la scarica più forte di tutte quelle fatte precedentemente. Era una botta. Sì, questa era potente. Ancora? Vabbè, dai, va bene ancora. Così, mi sento non benissimo, ma va bene. Vai, mi è arrivato un gufo, ti devo portare... Tu sei Carlo, giusto? Giusto. Ti devo portare in locanda, andiamo. Pensavo seguendo il mio amico Gennaro. Cosa? Il mio compagno Gennaro di Grifondoro. Lo stavo seguendo, ma poi sono caduto dal ponte. Vabbè, vieni, ti porto in locanda. Ci sta lì, credo. Mi è arrivato un gufo, non so di chi era. Ah, Edvige. È arrivato Edvige anche a me, dal preside. Dal preside? Mi ha mandato un gufo il preside in persona. E che ti ha detto? Che mi voleva incontrare. Ok. Verso l'una di notte. Luna di notte del mondo dei babbani. Certo.
Edvige! Ma mi ha buttato giù! Non posso chiamare l'ambulanza. Devo sperare che qualcuno con una... Grazie piccola. Ciao Sara. Oh, è Lucas. Ah, no, non ci sono andato ancora. A parte che non mi ricordo dove. Mi sono perso Carlo. Carlo. Ma ho visto... Carlo. No, tranquillo, tranquillo. Non te voglio... Allora, ascolta. Ascoltami. Grazie. Buonasera. Grazie Ghost. Ciao caro, scappa Fabrizio, vogliono ucciderci! Hai delle magie, Fabrizio? No, grazie, ancora basta. Non ho imparato. Scappa! Grazie, piccola. 100 di questi anni. Ciao Johnny. Oddio. Sì, tu mi senti? Giorgio, vogliono ucciderci, scappa! Abdu. Chi? Co? Cui? Chi? Co? Cui? Chi vuole uccidere? Ma non c'è un grifondoro! Grifondori al rapporto! Ma la professoressa si è disimpegnata. Prego, si sieda. Fabrizio. Salve. Fabrizio. Sulla caderega? Sì. Sulla sedia. C'è Grifondoro. Siamo solo io e te, mi sa. E là. Muscolo alt e il muscolo insieme. Comunque non sono una stellina, sono una professoressa. Prego. Ecco, Funzio. Grazie, piccola. Salve. Funzio. No, funziona. Non funziona la città. Funzio. Sono tente con insieme.
Funzi in città? Mi sa di sì. Chi è lei? Scusi. Professoressa. Chiedo il piacere di non urlare, per favore, qui in sala grande. Scusi, allora, dottore. Deve usare la runa Alt e la runa E insieme. Mentre guarda accuratamente la sedia. Sono arrivati? Eccoci. Oh, Mattia, è comodo? Andare in questa stanza. Oh, ragazzo. Oh, questo cappello. Vedo in te voglia di imparare. Voglia di crescere. Per me non c'è dubbio. Un corvo nero. Oh, ne abbiamo grande, pure grande, noi, grande. Black Raven, quindi. Vabbè, Ravenclaw, comunque va bene. Prego, si alzi. Così vedo la targhetta. Grazie mille, eccoci. Signorino Avvocato, abbassi la bacchetta immediatamente. Cavolo. Professoressa, sono onorato. Cavolo, abbassi la bacchetta. Mi scusi. Ecco qua. Ora, con il muscolo F4 puoi indossare la targhetta. Scegli alla tipa chi caso sarebbe lei. Signor Gazza, mi scusi. Mattias! Ma questi sono tutti... Andiamo! Prima che... Eccoci. Signor Gazza. Alec, accompagnalo tu, per favore, un po' di notifica. Dov'è Gennaro? Alla taverna? Oh. Funzio! Ma tutti Funzio si chiama. Dov'è Funzio? Devo aggiornare Funzio di una tragica notizia. Che è successo? Mi hanno buttato giù dal ponte uno dei serpe verde. No. Oh. Un biondino. Figli di puttana. Oh. Non possiamo più stare con i serpe verde. Dove si trova? Sono scappato da lui, ha delle magie più forti delle mie. Che legale. Andiamo. Carlo mi ha appena comunicato che si trovano nella sala di Serpeverde loro. Andiamo! Ma sai dov'è? Sì. Sala Serpeverde? Andiamo, Gabriel. Sala Serpeverde. Sì, sala Serpeverde, Gabriel. Andiamo. Ma non so se potete entrare nella sala. Sì, sì, ci hanno invitato. Ah, dici, andiamo. Sì, sì. Dove si va di qua? Vieni, Carlo. Io sono nuovo, dove si va? Devi andare dalla professoressa, non da noi. Come? Let's go. Problemi con la porta. Problemi con le porte. Let's go. Dove stiamo andando? Lei non deve venire con noi, se ne vada. Dove devo andare? Non so dove andare. Sala grande. Non seguirci. E qui mi è sicuro che potete entrare. Ah, non possiamo entrare. Appunto. Grazie di stoppico. Andiamo lo stesso. Gennaro, guarda se sono lì. Non potete non seguirci. Non si può entrare qui, cavolo. Non si può. Neanche con i permessi speciali. Dovrete chiedere il permesso di sapere. No. Ma stanno dentro. Non lo sappiamo. Io non ho visto niente, quindi tu non hai visto nessuno? Faccio che vuoi, non lo so, non ho visto nessuno. Ma non c'è nessuno. Dove sono? Mi stai raccontando delle cagate? Erano qua. Me l'hanno detto loro. Dove si riuniscono i serpeverde? E quello la camera di serpeverde, cioè sicuro, c'è anche la bandiera. Questo è il dormitorio. Si riuniscono da un'altra parte, sbaglio. Dove fanno lezione? Che c'entra dove fanno lezione? Non c'è nessuna lezione al momento. Io devo parlare con un professore, con Albus Silente. Dovresti provare a mandare un gufo, se c'è. Cioè, tra 10 minuti devo parlare con lui. Dov'è che è la sua aula?
C'è la sala professori se vuoi, ma non so se nel suo Non mi ricordo se nel suo ufficio o nella sala professori. ufficio. Magari mi manda un gufo, ti fai chiedere. No, no, non mi ricordo. Grazie, Cristiano. Cerco di Mangio ricordarmelo cioccolata fondente mentalmente. mentre vi guardo e vi Grazie, ascolto. ricorda. Ciao, omi, un bacio. La sala verde dov'è? La sala? Che Verde. significa sala verde? Boh, ci sono entrato ieri, era tutta verde. Non lo so. La biblioteca. No. Mi Dov'è fa un la po' paura queste biblioteca? scale. Dimmi, capo. Dov'è la biblioteca? Non mi ricordo, È là in sinceramente. fondo la biblioteca. È troppo grande sto castello. Ci siamo andati prima per lì. Ah, sì, mi ricordo. No. Non ricordo dov'è, signor Carlo. Troppo grande sta scuola. Sbagliato Sento strada. l'intonio dei corvoli. No, è il solo gesto. No, ma cosa fa? Sbutta. Guardo, guardo. Guardo un attimo chi c'è, i nemici che ci sono in questa zona. Ok, libero, andiamo. Oh, ah, minchia, guarda dove. Ok, ho capito dove siamo. Il suo dormitorio. Abbiamo ricevuto del suo. Peccato che laghi, ragazzi. Possiamo stare. E io devo andare nell'ufficio del preside. Questo è l'ufficio del preside di qui. È solo una volta dove vai tu, Carlo. Aspetta, spostati, Fabrizio. Fabrizio, spostati. Salga. Sali. Sali! Ma che non funziona. Chiamalo Non che mi. funziona. Funziona, Buonasera. funziona. Non funziona. Buonasera, vai qui. Ci servirebbero delle informazioni. Siamo arrivati circa un'ora fa e non siamo riusciti ad andare a nessun corso, comunque qualche corso di recupero, siamo sprovvisti di tutto. Diciamo che già è Vieni tardi per Fabrizio, fare vieni! recupero, dovrebbe chiedere a qualche professore se trova in giro, però non è sicuro che lo fanno. Logicamente non camminare a vuoto per il castello. Io non sono un professore, sono un semplice Vieni, minimato vieni! e le posso dire che se trova qualche professore, dove possiamo trovarli? In giro per il No! castello, assolutamente trova. Guarda il ministro del castello, c'è anche la sala professore, magari Benissimo, trovano lì. grazie. Prego. C'è il presidente porta, Non funziona, eh? Non funziona. Funziona! Ma è vuota, non c'è il presidente, ci sono entrato.
più. Ah, non c'è il preside. Non mi ricordo dove mi ha detto di andare. Ve lo ricordate, ragazzi, voi? Dov'è? Dove sono i nuovi ragazzi che gli faccio vedere i dormitori? Ce ne sono andati. Vabbè, è impossibile. Cioè, ma arrendo. Carlo, le conviene mandare un gufo e magari... E come faccio a sapere come si fa? Allora, praticamente può scrivere punto grazie esclamativo piccolo. Gufo e 18. Ti escono i nomi. Schiaccia su Albus Silente e gli scrivi lì. C'è una tendina. Ricorda, Carlo, di scrivere il messaggio e magari scrivi trattino Carlo, così sai che l'hai inviato tu. Congrudi con un trattino Carlo, così è sicuro che vede il tuo nome. Grazie piccola. SKP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 S
Oh, messaggio intenso, eh. Ricordati di mettere il tuo nome alla fine, sennò nessuno ti vede. Pensano che sia un messaggio a cazzo. A posto. A posto. E se lo visualizza ti risponderà con un gufo, sa. Let's go! Non laga più, no, laga ancora. Non mi laga più la testa, scusatemi. Dove andiamo, signor Carlo? E io devo andare dal signor preside tra 4 minuti. Mi sto dormendo. Che ne so, se ti risponde. Chiediamo a Fonzi. Ma chi è? Ma perché c'è un ventilatore in gola? Io no. Fabrizio. No, non sono io. Hai l'aspirapolvere. È una aspirapolvere in gola. Che ne so, allora, torniamo. Cioè, avete visto Jenny? Jenny? No. Con i nuovi, eccoli. Sì, vedi, è entrata qui. Ecco i nuovi. Yeah. Salve. Salve. Salve a te. Salve. Il signor preside o lo studente Jenny? Lo studente? Cosa? Eccomi, Jenny. Sono lo studente Jenny? Adempito. L'avevo visto prima. Dov'è che era? Avete visto la scuola? Sì? Sì, abbiamo visitato tutta la scuola per il momento. Avete visto... Avete qualche lezione, ragazzi? Magari. No, io sì, ho fatto già due lezioni. Allora, io devo fare la lezione col preside, vi faccio un favore, se qualcuno mi accompagna andiamo insieme. Sì, volentieri. Andiamo.
Ma oh, tutta la gente. Ehi, ciao ragazzi. Ma chi siete voi? Non sapevo che caparezza. Seguiamoli. Che c'è qua dentro? E qui mi ospita il preside, andiamo! No. Non credo. No, è pericoloso. Entra prima. Carlo, non mi sembra una buona idea. Andiamo, dove c'è il preside? Io sono il primo anno. Entra prima. Io me la sento. Tutti dentro, tutti dentro. No, ci bandiscono da Hogwarts. Vabbè, ma tu puoi scavare a volte, eh? Non si può. Ciao, un cavolo, scuola. Loro sono potenti. Ma bisogna entrare, eh? Oh, oh. Io non so dove andare, non so dove dove è Gennaro. Ah, ma hanno un gufo a Gennaro. Sì, oggi lagga, ragazzi. Dov'è Jenny? Carlo, ma che cazzo fai? Io mi sono perso. Esplorerò. Dov'è Funzio? Dov'è Gennaro? Sono con l'uomo aspirapolvere. Tutto ciò che devi fare. Oh, cos'è questo? Ah, qua posso fare le mie pozioni, credo. Ok, qua c'è un piccolo giardino, io mi sono completamente perso. Dimmi Fabrizio. Andiamo al giardino proibito. Ma che giardino proibito? Siamo in due, cosa vuoi fare in due che non sappiamo neanche una magia? Andiamo a cercare. Io devo cercare. Silente, andiamo nella stanza principale. Che non mi ricordo più dove sia. Funzio! Scusami. Di che? Non so dove andare, mi sono perso. Sono appena arrivato. Anch'io mi sono perso. Io sono appena arrivato. Caparezza. Non so dove andare. Oddio, gli snapponi.
Dove andiamo? Tutto ciò che devi fare. Io devo andare dal professore Albus Silente. Ma è il professore più potente di tutti. Mi sono perso! Mi sono perso! Guardi... Ci siamo tutti persi. Qui qua! No! Dove cazzo... Cioè, dove cazzo stanno gli altri? Mi sono perso! Come? Come? Non lo so. È un'ora che stai girando a caso. Vai da Jen. Stava vicino alla taverna con gli altri Serpeverde. La taverna della città? Ehi, ma è un labirinto! È un labirinto! È un labirinto! Mi hanno fatto il tour e mi hanno abbandonato. Grazie, Pico. Per trovare gli altri, tutto ciò che devi fare è il ponte. Devi attraversare la centrale. Non esiste un'aula. Ok, attraversiamo il ponte. Io mi sono perso. Oh, ma che fa... Ehi. Scusatemi. Allora, alla taverna. Io vado alla taverna. Vado alla taverna. Oh! Gente che entra. Praticavolo. Ah, altra gente. Oh, no. Non posso. Via. Mi bannano. Via sta bacchetta. Buongiorno. Siamo studenti nuovi. Buongiorno, io sono l'esperto della scuola, seguite me. Salve, possiamo seguirlo? Seguite me. Va bene. Te l'avevo detto, Carlo, ora non è il bosco proibito. Sono l'esperto della scuola. Che t'avevo detto? Era nel bosco proibito? Quello che ti ho detto di andare. Vogliamo andare? Sì, dobbiamo ripassare da dove eravamo arrivati. Oh, c'è la prof! Si è palesata come un fulmine. Wow! Dobbiamo attraversare il ponte? Sì. Ma dove è andata la prof? Dove è andata la prof? Perché è andata di là? Ma devo tornare indietro o il ponte devo attraversare? Vuoi metterti contro il grande mago? Vuoi metterti contro il grande mago? Lei è un pazzo. Io sono un novellino. Ventrilium! Cosa
fa? Mi lasci? Andiamo dal Silente. Let's go. Importantissimo. Grazie, siamo in ritardo. Tutto ciò che grazie, devi piaggio. Fare, il ponte devi attraversare. Oh, eccoci. Cavolo, c'è un professore. Andiamo. Eccolo qui. Perfetto. Deve cercare la targhetta del tasso rosso primo anno. Vogliamo fare lezione. Bene, la selezioni, la prenda. Salve. Oh, dovremmo sempre. Fare lezione. Ci fa ripetizione. Allora? Hai fatto? Salve, prof. Sì, ho selezionato. L'ha presa? Non selezionato, l'ha presa? Prof, potrei fare una domanda? È fisio. Mi dica. Dove potrei trovare Silentes? Ah, Silente. Beh, credo nel suo ufficio. Non crede? Gazza! Professore. Sì. Professore, sono rimasto piacere, bloccato, aiutami professore. Aiutami questo ragazzo a prendere la sua targhetta. Dobbiamo smistare un altro sicarino. Dolenstar, il signor Dolenstar lì davanti. Mi ha come Professore. Oppo. Dovete scendere di qua. Tutti giù. Tutti giù, che ci fate ancora qua sopra? Volete perdere dei punti per caso? Professore. Lei è il signor William Kidd, giusto? Esatto. Molto bene, si sieda. Professore, dove posso trovare degli altri professori? Non disturbi il professore. Interessante. Questo ragazzo ha coraggio a vendere. Come i suoi amici qui davanti. Oh. È particolarmente ambizioso, non lo nego. Questo ragazzo è un Grifondoro. Benvenuto amico mio. Allora si alzi e faccia la stessa cosa che ha fatto il suo compagno. Si diriga da Gazza, le spiegherà tutto. Professore, e mi dica. È possibile avere delle ripetizioni da una professoressa? Da una professoressa? Perché da una professoressa? Perché non da me? Anche da lei, anche da lei. Bene. Mi farebbe molto piacere. Ripetizioni? Su che cosa? Su una nuova magia, per favore. Sono rimasto indietro e ci sono dei ragazzi di Serpe Verde che mi hanno lanciato dal ponte. Professore, vuoi chiedere una cosa? Anche a me servirebbe imparare qualche incantesimo. Non mi hanno dato nessun incantesimo. Ha saltato le lezioni, è appena arrivato, è normale. No, sono arrivato 20 minuti fa. Quindi è appena arrivato, le lezioni sono state tipo un'ora fa. Ma... Già. E io l'avevo impegnato con la scuola lavoro. Adesso informerò il preside, organizzeremo una piccola lezione speciale per farvi avere i vostri incantesimi. Posso avere, professore, posso poter avere degli incantesimi che non siano Protegus? E adesso lei vuole troppo, signor? Carlo. L'ho fatto. Carlo, benissimo. Signor Carlo, lei vuole troppo. Con tanta pazienza vedremo come fare, ok? Ma lei è professore di? Io sono Gilderoy Allock. Insegno difesa contro le arti oscure e creature magiche. Ah, potrei avere qualche insegnamento. Grande. Oh, sono più che grande. Sono professore. Perfetto. Lei è grandissimo. È enorme. Vedo che lei è molto intelligente, signor Andy. Complimenti. 10 punti a tasso rosso. Professore, lei è bellissimo. Sì. Professore, dove posso trovare della sburro birra? E come? E Gazza, credo che il ragazzo si stia divertendo in modo strano. Chi è di questi? Il Grifondoro qui davanti. Il signor Gennaro? Sì.
Perfetto. Signor Andy Wall. Nelle segrete. C'è una domanda. Assolutamente. La risposta la avrà tra un po'. Prego. Segue il signor Gaz. Hop hop. Hop hop. Signor Wall, si sposti. Mi scusi. Venga. E Gaz, su via, non faccia questa faccia. Ma Gaz, dagli un'altra chance. Ma non ci sono lezioni oggi? Ce ne saranno. Datemi il tempo di parlare con il preside e vediamo che possiamo fare. Intanto su via, andate via, per favore. Ma dove posso trovare le altre professoresse? Che cosa vuole lei dalle professoresse? Ora me lo spiega. Niente, niente. Lei sembravano... Non conoscevo prima loro e poi lei solo per questo. Ah, comprendo, comprendo. Succede? Va bene, allora fate fare il giro della scuola ai vostri nuovi compagni. Il signor Star e il signorino là in fondo, Kid. Anch'io sono nuovo, professore. Ma lei ha detto che già... Va bene. Allora fate fare il giro, signor Carlo. Faccio fare il giro. Mi metto un abito degno. Qualcuno è entrato nella sezione proibita. Come? Nella sezione proibita, professore. Deve intervenire. Io? Ci sono tre studenti che possono perdere la vita, professore. Perché devo entrare io? Deve andare, professore. Io devo andare nella sezione proibita. Lei è il professore, deve intervenire. Studenti, incoraggiate il professore. Va bene, sì. Professionalmente sono bravissimo. Vada, 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 vada. Bravo. Ciao. Deve andare, bravo. Questo qua torna indietro, secondo me. Segue il professore. Con permesso? Salve. Prego, la biblioteca. È un'urgenza, per aiutare, favore, eh? Dobbiamo andare. La sezione, okay. Prego, prego. Vada, vada. Grazie, piccola. Buonasera, grande mago. Grazie, Zander. Peccato che lagga stasera. Tutti tasso rosso lì, come che cavolo sono questi? Corvo giallo. Ma siamo tutti capelli alla Funzio. Grazie Scott. Sì, studenti erano convinti che fosse la sezione proibita, vero studenti? Sì, io sono nuovo. Io sono nuovo. Hanno detto tre studenti, professore. Dovrebbe intervenire al più presto, dato che lei è il professor Gilderoy Locke. Non sbaglio, sì, giusto? Sì, grazie, Piccolo. Ciao, Nino. Bene. Il grande professore. Il magnifico professore, il più forte di tutti. Fantastico. Il professore che dovrebbe farci la lezione, il mio idolo. È proprio un grande, che lo posso dire di nuovo. È il mio idolo che va a salvare quei tre poveri ragazzi. Come posso fare incantesimi? Il professore è impegnato. Scusi, scusi. Un attimo, Tanani. Carlo, ma non eri tu il ragazzo disperso nella libreria? No. I ragazzi di Serpe Verde mi hanno detto di sì. No. Va bene. Io sono qua. Forza, sì, studenti, lo vedo. Seguite il professore. Sono tantissimi studenti oggi. Che avanti, studenti, seguite il professore, vi porterà. Dove stiamo andando? Potrete assistere a un combattimento spettacolare del professor Gilderoy Locke. Chi è che ha detto che stavo nel... Prego, prego. I ragazzi di Serpe Verde. Il professore sta correndo per salvare te, in teoria. Ma io sono qua, non entri, prof! Sì. Professore! 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 Quindi siete sicuri che qualcuno è entrato nella professore, zona? Professore, aspetti un attimo. Si fermi. E il ragazzo che avevano detto era fosse scomparso all'interno della biblioteca si è combatte? In realtà qui. Oh, è comparso. Carlo! Cos'è? Ma come è qui? Che succede? Non so come. Sono io!
Ma allora... Professore, hanno fatto uno scherzetto. I serpeverdi hanno fatto uno scherzetto, bisogna togliergli dei punti. Ma punti. Lei, scusi, maledetti serpeverdi. Visto che era qui con noi per tutto il tempo, maledetti, lo avrebbe potuto dire. Ma non lo sapeva. Non lo sapevo io. Sarebbe stato... Ma dov'è che sapevano tutto? Signorino Carlo, lei... Io non lo sapevo, me l'hanno detto. Royal Lock ha risolto tutto. Me l'ha detto Yumi Sekai che stavano cercando me 3 minuti fa o 20 secondi fa. Carlo, chi è stato a fare questo scherzo esca fuori. I serpeverdi, dobbiamo togliergli dei punti. Non è vero. No, non è delle prove al riguardo. Sono d'accordo. Yumi alla prova. Il Medimago. I serpeverdi hanno chiamato me, professore. Allora, fino a questo momento è stato Tiziano. Non è vero. Signorina Wall, se continuerà a parlare, verranno tolti i punti alla sua casata. A vostra discolpa, che cosa dite? Professore. Serpeverde? Eila? Professore. Se nel mondo ci fosse tutto di bene. È successo che io ero nel corridoio, mi sono trovato un gruppo di persone che stava correndo qui per venire in biblioteca e mi hanno detto che era scomparso un ragazzo qui dentro. Di seguire i professori. Ho sentito non so chi, qualcuno ridere come se gli aveva fatto una burla, ma non so nulla. Io fino a questo momento so un solo che di ragazzo. Studenti di che casata? Non ho visto purtroppo. Dei serpeverdi, glielo dico io. Non lo vuole non dire. Calunnia. Serpeverdi. Allora, ragazzi, vediamo questo... di tornare tutti a scuola a studiare o in giro esatto. E di non fare più scherzi di questo tipo. Esatto. Tolgo incantesimi e punti a tutte professore, le casate. Poteva scappare in modo. Professore, posso? Posso? Dice di studiare, ma se le lezioni non si possono fare. Che sono sempre serpeverdi. Le lezioni Carlo professore, posso dire una cosa? Ma no. Anziché toglierci punti per avervi allarmati per la sicurezza di alcuni studenti, aiuto. Noi capito, abbiamo pensato alla facciamo salute una, dei nostri facciamo colleghi. una bella lei è un grande tutti quanti dai. Ma voi... ora uscite tutti quanti, non c'è più nulla da vedere, non c'è nessuna urgenza, potete dividervi, andiamo via. Come abbiamo già detto, parleremo con il preside per vedere se organizzare una piccola lezioncina di recupero per chi è appena arrivato. Grazie. Tutti adesso, da professori. Grazie. Tutti dal preside. Il preside. Ma vieni giù dalla Fenice. Vado dal preside. Vieni giù dalla Fenice. Vento, verranno tolti 10 punti. Non disturbate. No, li stavo facendo vedere la scuola. Ma quanti siamo? Gente. Che mischianti. No. Allora, vai Bartolomeo, vai volontario. Che bella magia. Oh. Quella. Ma che succede? Salve Maya. Carlo, com'è? Come ti trovi? Dove stai? Attenti a Lucas. È un infame. No, aspetta. Che hai fatto? Per sbaglio. Ragazzi, qualcuno anche a te ha fatto lo scherzo della scena, figa. Però ti ha fatto anche... volare dal ponte. Tu quando è così, vai dai professori e dici: Lucas mi ha fatto volare dal ponte, guarda come finisce. Vado dal preside. Ma io mi puoi dire dove mi puoi accompagnare alla sala magna? Anch'io alla sala magna andiamo. Voglio le lezioni. Maya! Venitemi. Lu, portami alla sala grande che accompagniamo a Carlo. Accompagnami Fabrizio. Come ti sei trovato oggi? Hai fatto lezione? No. No, non ci sei arrivato, peccato. Oh, però ho un po' di mal di testa oggi. Sì, ragazzi, piano piano passerà. Mi prendo dell'ibuprofene. Sì. Ce l'avete dell'ibuprofene in infermeria? Incantesimo. Dovrebbero darti una pozione. Aspetta, vieni, vedi qua, di qua. Comunque... Grazie, Gaia. Ma non è così, mal di testa. No, ciao bella, grazie per l'host.
Mamma mia. Un bacio, ciao ragazzi. Bisogno del ibuprofene. Oh, c'è Lucas troppo vicino. Tranquillo, non ti faccio niente, è stato un errore. È stato un errore. Tutti sì. Dicono è stato un errore. No, è vero. Ma Carlo non dimentica questo piccolo errore. Però non ti conviene mettere contro di me, te lo dico, eh. Carlo, te l'ho detto, quando è così, piglia, vai dal preside. Sì, ma digli pure che contro di me non gli conviene. Non ti fa bullizza, Carlo. Ho la scorta dei miei amici di Grifondoro. Esatto, io sono Tasso Rosso. Questa è una minaccia bella e buona. Quando è così, via, lo circondi e te fai valere. Ciao, raga. Non so quanto sia una cosa che puoi fare contro però di me. Ricordatevi che non avete magia, raga. È difficile per ora. Opla. Anthony, mi ha bloccato. Non è che c'è qualche medimago in giro? Sono sotto al ponte. Ci devo andare via, andiamo in infermeria, mo. Ok, devo Lucas. Lascio loro una salamagna e poi. Mal di piedi qua. Poi andiamo in infermeria. Mal di testa, mal di piedi, mal di tutto. Ma quanta gente c'è? Funzio! Funzio! Carlo, Funzio! Mamma che noia! Ma che volete da me? Che devo andare? Funzio! Che volete da me? Non ho capito. Guarda, c'è dopo. Andiamo in città, andiamo in città. Fratello, tutto elettrico. Vieni, Funzio! Vai, da chi se ne frega che ci vuoi fare con la regola. Andiamo a fare una lezione per imparare le magie nuove. Ah, finalmente. Come stai, Funzio? Che mi racconti? Cos'è successo? Ma chi è sto? Un cazzo è successo. Ma chi è sto pagliaccio? Cosa hai fatto? In infermeria, Bosco, sto malissimo. Pure io sto male. Aspettiamo Jenny. Visto che Carlo ha papato. Michael, ci stai? Dove è l'infermeria? Sì, eccomi, Maya! Qua, questa è la sala grande, aspetta. Sala professori o sala grande? Dove non è mi ricordo. Cosa ragazzi? Che cercavi? Che cercavi? L'infermeria, dove era? L'infermeria. L'infermeria di qua. Dovete andare. Ascoltatemi. Sì. Dovete andare. Ah. Eccoci. Eccoci. Che volgarità. Che devo fare? Grazie per la modifica, bello. Grazie, Cicin. Professoressa, preside. La stavano buonasera. Cercando questi studenti. Prego, prego. Salve, signor preside. Possiamo vabbè, vi lascio, salve, vi lascio ai professori. Entrate. Ciao, ragazzi. Prego. Grazie, piccola. Sono Tantie. Ciao, Brandowski. Venite pure, cari ragazzi. Anzi, che ne dite di cambiarvi prima? Ci cambiamo, sì. Ci mettiamo in un... Prego, signor White, gli faccia vedere l'armadio. Prego, venite. Funzio, eccoti. Ma dov'è la casacca qui? Sempre lì, vai. Uno, due. Ah, ecco. Eccoci, Ale. Perfetto. Il preside aspetta, ragazzi. Dove? Sta lì, vicino al calice. Cosa sta nel divano? Ah, salve, signor preside. Oh, salve di nuovo, signor Carlo. Come sta? Come state, cari Grifondoro? Tutto a posto. Bene, bene. Ottimo. Da quello che ho saputo dal signor Carlo, avete perso le lezioni di oggi, giusto? Sì. Sì, signor preside. Mi scusi, ho perso anche un po' la voce per quello che parlo. Oh, non si preoccupi assolutamente, signor Fabrizio. Anzi, dovrò usare la mia di voce per spiegarvi un po' la lezione. Urla. Molto bene. Gli incanti di oggi, cari ragazzi,
erano Ricto Sempra e Collovaria. Ricto Sempra è uno schiantesimo, cari ragazzi, ovvero quel genere di incanto che sono volti allo stordire l'avversario o genericamente chi ci troviamo davanti. È un incanto molto facile, non è difficile da usare ed è molto utile per i duelli nel primo anno. L'effetto dell'incantesimo è una fase di stordimento molto breve, provoca anche del solletico. Non è particolarmente utile contro un avversario pericoloso, ma perfetto per duelli amichevoli. Perfetto, perfetto. Un secondo, signor preside. Fabrizio, spegni quel ventilatore che hai nella tua bocca. Ok, scusa. Io e Funzio e Fabrizio vorremmo impararlo, per curiosità. Oh! Oh, grazie. Oh, di nulla. Leggetelo pure, poi passiamo col secondo incantesimo. Sto studiando, prof. Cioè, signor preside, mi scusi. Sì. Signor Funzio, come stanno le sue gambe? Bene. Ho saputo che ieri c'è stato un piccolo incidente. Sono scivolato un paio di volte. Se mi permette, vorrei darle un piccolo aiuto. No, grazie, sto a posto così, veramente, come se avessi accettato. Ottimo. Signor preside, le devo fare una confessione mentre sto studiando. Mi dica pure. Un ragazzo dei Serpeverde mi ha buttato giù dal ponte dicendo di aver sbagliato. Oh, e chi era questo ragazzo, signor Carlo? Un biondino. Oh, immagino di anni più alti. Molto, molto. Infatti, mi hanno detto di non fidarmi dei Serpeverde, mi servirà a studiare molto, diciamo. Signor Carlo. Signor Carlo. Che volete da preside? Che volete? Carlo, ma cosa vuoi dire di me? Salve, ragazzi. Salve signor preside. Qualcuno di voi non ha partecipato alle lezioni di oggi? No. Io partecipo a tre lezioni. Io voglio la preside. Signor Sfotter. Lei, signor Bailey? Io ho imparato lo scantesimo. Siamo venuto qui per vedere un attimo chi è stato a fare l'infamile, che è venuto a dire. Carlo, ma cosa dici di me? Scusa. I geni che fanno dei macelli con ecco, me. Erano amici. Cosa dico? Non ho detto niente di lei, signor Jenny. Ho detto una magia potente di serpente. Ma lo sto sta magia, mi scusi. Carlo, lei ha detto che siamo stati noi sempre verde pure. A cosa fare? Non si fermi. Al preside, al custode Gazza. Senti, me l'ha detto il Medimago, devo salvare un professore. Ma va a coppare a quello per cortesia. Chi è il Medimago? Chi è? C'eri pure tu, dovresti saperlo. Yumi? Ok, guarda. Sì, lui, sì. È stato Yumi? È stato Yumi, quindi. Andiamo a prenderlo. Ha detto a Cato che siamo stati noi. Vi ho portato una persona che vogliono prendere. Allora, andiamo a prendere un altro infame. Allora è Yumi. Perfetto. Dov'è Yumi? Prego, entrate. Oh, finalmente un po' di incantesimi. Dov'è Yumi? È un onore, preside, conoscerlo. È un onore. Oh, anche per me, signor Giorgio. Ho sentito di tanti studenti valorosi. Sono molto contento. Bloccato. Se qualcuno di voi non ha preso gli incanti, si potrà unire ai compagni Grifondoro. C'è qualcuno che può dare il nome. Il che? Che succede? Io sono molto volenteroso di apprendere. Anch'io. Perfetto. Carlo, che fai? Immagino che i vostri compagni abbiano già preso Ricto Sempra. Ricto Sempra! A chi? Manca, signor preside. Ricto Sempra! Eccolo qua, signor Ciò. Preside, ci vado a mangiare, che sto morendo. No, me l'ha rubato qualcuno. A me. Mi hanno rubato il libro. No, Ricto Sempra, già ce l'ho. Professore, ce l'hai da mangiare? Come si muscolo è, muscolo è, faccio. Vado, preso. Signor Carlo. Signor Jenny. Talionis. Protectum. Ma c'è qualche incantesimo? Magari qualche altro incantesimo da imparare. Infatti.
Già l'ho imparato. Anche io l'ho imparato. Signor Carlo, devo parlare un attimo. Sto studiando, Jenny. Sta studiando? Sì. Allora Jenny, studio ti posso bene, sfidare, dopo Jenny, parliamo. Posso sfidare? No, solo due le si sfida. Ah, ok. Cazzo, io volevo quel protego. Mannaggia. Devo leggere il patronum. Patronum? Patronum. Moro. Ecco qua. Vabbè, ma fatevi a mangiare, raga. Signor Preside, potrei studiare la seconda lezione, per favore? Certamente, un attimo, signor Carlo. Venga, signor Bailey. Oddio, ok. Non avvicinatevi, ragazzi. Perfetto. Chi non ha preso con l'ovaria, venga pure. Settimo anno. Che cosa? Anastasia. Io. Oh, come fa ad averci? Carlo. Sì. E che patronum? Carlo c'è il patronum? C'è? Sì. E dove l'hai preso? Dove l'hai preso? Ehi, me l'ha dato la professoressa. Quella che c'era prima qua. Hai posteggiato la professoressa e ti ha dato l'incantesimo? Sì. Ah. Bugiardo. Sì, sì. Dici la verità. Dici la verità. Dove l'hai preso? Guarda. No. Non le dici cosa. Cosa mi potete dare in cambio? Un bacio. Incanto, vero? Oddio. Cosa si vuole? È utile quell'incanto. Carlo, lancia un attimo, che incantesimo è? Non è patrono. Non è gli oggetti, signor Pini. Non le persone? No, non funziona con dei corpi. Le persone funziona, le corpo. Assolutamente, sì, signor Pini. Ok. Signor Preside, cosa fa questo incantesimo? Questo incanto, signor Carlo, è uno degli incanti più semplici che imparerà durante le lezioni. In tutto questo non sta l'infame, raga. È un incanto appartenente alla categoria delle illusioni, signor Carlo. Il mago o la strega che lo utilizza può cambiare in maniera casuale il colore di un determinato oggetto. Posso questo incanto dimostrarlo funziona. Io? Lo conosco molto certamente. Bene. Un attimo che le metto un libro. Sì. Vado? Quella là sotto. Vada, con l'ovaria! Ottimo! Poi da questo in poi sarà casuale il colore. Ma che cos'è questo, raga? Che cos'è? Colovaria! Posso assistere la mia cosa figa, guarda, colovaria. Oh, certamente, certo. Grazie. No, sbagliato il colovario. La bacchetta posso bisogna parlare. Forse non è la bacchetta. Che hai detto? È tu da prima che mi stai a dire così, cioè che vuoi? Cioè. Ah, preside, comunque, so prima che stavano questi ragazzi che mi hanno tipo. Mi hanno raggruppato, tipo messi. Mi hanno raccerchiato e volevano tipo attaccarmi. Hanno detto che. Oh. Scusa la parola, ma quali ragazzi? Mettevano tipo la bacchetta nel. Non è vero, no, capito, assolutamente tipo. No. No, è vero, che non è vero. No, no, tu hai detto me la metti tu là, io ho detto ma no, che sei porca. Sì, no, vabbè. Ma che uscita, dai. E da, sto studiando! Sto studiando! No, sono parecchio aggressivi, certo. Una domanda, Presidente, ma qualche corso di recupero dove possiamo farlo? Oh, anche qui. Ah, ok. Quali incanti non ha preso oggi? Ha preso Rictus sempre con l'ovario? No, non abbiamo preso. Io non ho preso nessun corso. Sono arrivato circa 3-4 ore fa, ma non sono ancora riuscito. Perfetto. I ragazzi che hanno bisogno degli incanti del primo anno di oggi mi seguono. Ma il protego è del primo anno? Spero di sì. Non ci capisco un cazzo. Vai, seguite il treno. Vai Carlo. Dai Carlo, dai. Segui il preside, dai. Si opera, sono stanco. Molto bene, signor White, lei oggi non ha partecipato alle lezioni, immagino. Purtroppo no.
Io non ho protetto. Vabbè, me ne vado. Secondo me. Oh. Serve una professoressa o un professore che mi faccia lezioni in privato. Che gli altri non lo sappiano. Che gli altri non lo sappiano. Devo trovare una prof. O un prof. Piccola. Prega per me che domani ho un concorso al Ministero Ove. In bocca al lupo, Luigi Onem. Ma tu cazzo con sto ventilatore in bocca, eh? Salve, sapete se ci sono dei professori in zona? Ma professori in zona? Perché parli come se mi devi prendere in giro? Cioè, mi prendi in giro perché c'ho la remoscia, ma scusa. No, no, Lu, no, è così che parla Carlo, anche ieri parlava così, smetti. Non sei al centro del mondo, eh? Ecco, sei troppo egocentrico, Lu. Luca, stavo a dire, è proprio una cosa dice. Carlo, non c'erano in sala professori? C'era solo il preside, gli altri se ne sono andati. Scusa, se allora, quando è così, vieni, avvicinati che ti insegno una cosa. Quando è così, tu premi Y, ok? Fai mortacci, premi Y, fai punto esclamativo gufo. E in quel modo tu stai mandando un gufo, quindi una lettera. No, tutto piccolo. Perfetto. Ok, ti si apre, vedi la schermata. E cerchi il nome del professore e chiedi che, se magari lo puoi raggiungere, eccetera. E lui ti risponderà, tu non potrai rispondergli subito perché ci vogliono 3 minuti per far tornare il gufo, capito? Quando è così che cerchi qualcosa a qualcuno, pigli e gli mandi un gufo. Il nome di un professore? Mm? Il nome di un professore? Elaine, prova Elaine Black. Oppure Kyle. Ok, ok. Trovato? Sì, sì, sì. Però Carlo, abbassa la voce, non urlare. Con la runa H. Ci sono, perfetto. Qua, quando magari poi ti risponderanno, no? E ti apparirà l'iconcina di un gufo in alto al centro. Tu premi F3. Premi il gufo, lo leggi e poi per tornare normale, tra virgolette, ti premi F3. Sì, sì, perfetto. Ok. Grazie va bene, mille, dai. Grazie prego, mille. Prego. Vediamo un po', chi è la cavia? Funzio, ti è arrivato un gufo? Quello che rompeva il cazzo. Chi? Là sul ponte, con l'Ethan. Che ha fatto? Non hai capito chi è? No. Mo te lo dico. Come non me lo dice te ne va? Funzio, ti è arrivato un gufo? A me mi è arrivato un gufo, adesso. Quello gufo? Guarda! No, non mi è arrivato. Non è che in cielo c'è un gufo. No, su un oggetto serve. No. 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 Ma di cos'è che parlavano loro? Ah, gli uccelli. Cos'è che è successo? Niente, c'era un coglione che ci dava fastidio sul ponte. Che vi buttava giù. Sì. No. Anche, iniziava di cose, bacchette in culo e ci dava la colpa a noi. E chi è questo? Che lo stavamo minacciando. E si chiama Ethan. Andiamo a fare la festa. No, non sta vicino. No, quello dei seppe verdi, quello che stava ce l'aveva con Antonio. Dico chi dei tanti. Scusate, cosa? Ragazzi, avete visto Abdul? Nel senso che mi hai detto. Abdul. Aspetta, mo te lo dico, vedevo cercare un attimo. Abdul tasso rosso. Hai visto Abdul, Funzio? Che cosa? Come caro? Ma Funzio, io non mi fido più di nessuno, mi fido solo di te, Funzio. Ai. Sì, ma tu c'hai problemi, eh? Dico, tu hai problemi. Scusami, ho problemi alle orecchie.
Come? Con te stesso. Non mi fido qua, funziona. No. Ciao Carlo! Ciao Simone! Tutto a posto? Ah, è quello della Shell. Sì, tutto a posto Simone. Sì, sì. Tutte e due? Cosa stavate facendo? Vieni Maya. Hai visto Maya dove se ne sono andati Lucas, Rosa? Andiamo. No, niente, funziona, sono sbagliato. Ah, era io del genio. Simone, sì, io sono un po' depresso qua. Cuore non duole, Alex, ricordati queste frasi. Ciao, occhio ciao, non vede. Occhio non vede, cuore non duole. Simone, ma ti stai scutendo? No, vieni, lo vuoi subire? Ma siamo diventati tutti quanti. Ciao, mi metti il follow su Insta? Mi chiamo M3Lisas sottolineatura. Grazie per l'euro, Belis. Non, oh, chi era questo? Non credo, però grazie. Maya, mi scusi? È il ventilatore. Chi? Ma è il ventilatore. È il ventilatore. Il ventilatore. Sì. Se te lo puoi allontanare un attimo, grazie. Un attimo, lasciaci un attimo da soli. Infatti. Allora, funzioni. Simone, io ho un piano in mente. Google. Che piano? Andare. Se si può allontanare? Sì, mi scusi, mi scusi. Si allontani, si allontani. Andare da qualche professoressa tutto, e farci insegnare degli argomenti nuovi. Mille tanto che siamo più grandi di quelli che si Il preside ti può insegnare tantissimi argomenti. Insegnare le nuove magie che gli altri non hanno del primo anno. Sì, sì. Vogliamo andare? Ti accompagno io. Ma siamo appena sei dal preside. Non ti preoccupare. Vogliamo andare, funziona. Ma è inutile, così non ci insegnano ancora. Di me, mi impareranno altri incantesimi. Cioè, quale? Incantesimi che nessuno ha al primo anno. Cioè... Che incantesimi, non è che cambio colore, che cazzo me ne faccio? Incantesimi offensivi, incantesimi schiantesimi. Ma il cambio colore è inutile. Lo so, ma infatti si impara al primo anno, io ti faccio imparare incantesimi che si imparano più avanti. Sì, ma la finalità qual è? Cioè io cambio il colore a chi? No, cambio colore non serve a niente. E perché me l'hanno insegnato? È perché al primo anno si insegna. Ma io mo fame pure, andiamo dal preside. Ma gli facciamo. Ne ho mandato anche un ma bus, qualcosa tipo io. Simone, qualcosa tipo il teletrasporto, queste cose sì, qua. Va le... bene, gli parlerò io. Andiamo. Andiamo, seguimi. Ma dove sta Genio? Mazzo. Non lo sappiamo. Si musta, scuola fa schifo. Come? Buongiorno, stiamo aspettando la lezione. Apriamo allora. No, fuori! Fuori! Pure tu Fabrizio, dai, fuori! Ah, sta ancora insegnando. Sì, un secondo. Ok, rimanete qua. Adesso ci parlo io. Addirittura. Ma sei sicuro di riuscire a convincerlo? Ma che ci succede? Fidati di me. Andiamo con la mia forza. Con la mia forza. Convinco, capito? Sì, ma ci dobbiamo andare da soli, con Funzo e te. Sono troppo accente qua. E tu ho capito, fammi andare prima a parlare e poi ci allontaniamo. Mo ti faccio dare anche il cibo, va bene? Ma... Bene, ci sono. La casacca che è per i ragazzi del primo anno, proviamo a togliercela. Allora... Boston, andiamo. Dobbiamo un attimo aspettare, ok? Oh, funziona. Uè. Ma tu ce l'hai il Vermilius? Sì. Ma qua, si insegna mo? Ma cosa è questo Vermilius? Sì, va. Come posso imparare gli incantesimi? Ehi, c'è la fila, si metta fuori, per favore. Oh, ma che è tutto sto c'è così? La fila, sì, fuori. Io sono stato convocato dal preside. Non ho capito, tu, capè? Che hai detto?
Sono stato convocato dal preside in persona. Che nomination? Ok, seguimi, Carlo, vieni. Seguimi, Carlo. Ma devi aspettare fuori, però, non qui. Vieni, funziona. Ho detto... Invece il... Non l'ho preso io. Ok, aspettate un attimo qui. Mi può parlare meglio di questa... Non ho preso io il libro, preside. Non è a scuola? Spiacente, dovrò cercare in biblioteca o da qualche altra parte. Ah, sì, perché non sento parlare un pochino in giro. Mi hanno detto che è una... Mi ha detto che è abbastanza interessante. Vai, Capuzzirlo, vai. Vai, vai. Non ti preoccupare, fidati di me. Cosa? Fidati di me, Capuzzirlo vince sempre. Tu che incantesimi hai, Capuzzirlo? Io incantesimi del terzo anno, potenti. Cioè, anche io. Di nomi. Verdimilius. Mi sono dimenticato. Accio Statum, l'arte scendere, Green Spark. Ti vuoi altri? Tirane fuori uno. Quale vuoi vedere, Verdimilius? Sì, sì. Mamma mia. Presi, te lo devo dire una cosa. Antonio. Ok. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ha detto 5 minuti. Ma sei sicuro che ti ha detto 5 minuti? Non l'ho sentito però. Ha detto 5 minuti, Fuzia, sì. Non ti preoccupare. Stava in buone mani, Capuzzi. Carlo, ma quindi... Sei in buone mani, sai. Chi è che ha detto... Chi è che ti ha detto che... Oh, Italia, mi pare il modo di passare il tempo qui dentro, mi sembra un dormitorio. No, in stiamo caso. Imparando degli incantesimi, Gazza. Se state imparato negli incantesimi potete scendere, questa qui è una sala professionale, non bisognerebbe utilizzare incantesimi, tantomeno andare in giro a caso. Signor Gazza. Non si preoccupi, tutti signor Gazza. Tutti giù dalle scale. C'era il tuo gatto che stava vicino al ponte, vedi un po'. Signorino Bailey, la smetto a perdere la tensione. Non parlo con Gazza. Che cosa? Ho visto un gatto gigante. Parlo con Gazza, gli dico di... che noi siamo qua col preside in persona. Eccolo lì. Mettetevi qui. Tutti fermi e aspettate, non muovetevi. Oh, madonna mia. Gazza. Simo, ma io qui ho fatto... Che succede? Oh. Simo, ho fatto... Gazza, Gazza, vieni un attimo. Sto leggendo, Gazza, non mi disturbi, per favore. Gazza, un po'... Ok, Gazza, tieni il cibo, vai vicino a lui. Gazza. Ha ragione, scusi, ero... Carlo, sei pronto? Sono pronto. Andiamo... ok. Che vanta da mangiare. Gazza, c'è un problemone. Signor Gazza, scusi. Tutte le scale stanno andando a fuoco. Ma? Perfetto, voi restate qui. Tutti fermi qui, aspettate perché dovete fare lezione, giusto? Sì. Allora li mette... Madonna mia, Gazza! Lezione dovete fare? Io ho fame, qualcuno che mi dà un panino. Evacuare la scuola. Io ho dei semi al pomodoro. Come si fa? Siedi. Carlo, cosa fai? Carlo, cosa sta facendo? Carlo. Sta cavalcando l'arma. Ogni tanto gli viene. Qualcuno, Carlo. Qualcuno lo chiama più. Non me. Non chiamo più. Ragazzi, ma perché siete qua dentro? Ma che cazzo sta succedendo? Che è successo qua dentro? Sto leggendo gli incantesimi. Stiamo studiando, sì. Gazza ci ha detto di rimanere qui a studiare. Fermo. Gazza, vieni qua, ti faccio mangiare una bella cosa, vieni qua. Ok, vieni qua, Carlo, dai, siamo pronti, vieni. È lo stesso problema in questo momento è presente nella stanza delle scale. Ci sono tutte le scale incendiate. No, sono riusciti a spegnerle. Riusciti? Sì. No, meno male. Preside, devo dire un attimo una cosa, può venire un attimo? Oh, venga, signor Peluso, certo. Signor Gazza. Funzio, vieni, funzio! Ci vorrei pizza io. State calmi tutti quanti. Carlo, vieni qua, Carlo. Ok. Allora. Signor Preside, posso far uscire tutti gli altri studenti e aspettare fuori dalla sala? Oh, devi, vado subito. Tranne Funzio Pilato. Ci serve. Grazie.
Allora, qui il studente Carlo. Tutti quanti fuori. Che volevi? Com'era Carlo? Aspetta. Salve signor preside, non volevo disturbarla in quanto ci siamo incontrati prima. Però, dato che in questa scuola stanno avvenendo molte situazioni strane. Infatti incresciosi e si è diciamo. Aspetti, sto sistemando il libro che ho preso, scusi. No, non voglio farla scomodare. Signoretta, con il fuori. Mio amico Funzio, okay, ci sentivamo un po' in disagio ad avere la magia dei colori, perché non portava effetto di difesa alle nostre umili due persone che cercano di difendere la cazzata dei Grifondoro come al meglio delle nostre possibilità, insieme anche a Simone, per portare l'ordine nella scuola. Per cui volevo sapere se ci poteva insegnare una magia un po' più potente. Un po' più potente, perché gli altri studenti sono pericolosi, noi ci sentiamo impauriti. Giusto? Lo vedete dalle scale. È molto comprensibile, avevo avuto tanti studenti che vogliono imparare la magia in questo modo, ma dovete sapere che diversi tipi di magia non riuscireste a controllarli. Dovete apprendere piano piano. Però, signor Peluso, che ne dice di portare i suoi amici al secondo piano? Sono entrato così senza avvisare. Potrebbe un attimo dare. Cioè un mio amico che non ha imparato per proteggersi, diciamo. Oh, certo. È molto importante, perché gira la voce che ci sono persone che bullizzano, diciamo. Grazie, presidente. È sempre importante. Penny Vermilius. No, questo già lo posseggo. Ok, perfetto. Lei oggi ha fatto le lezioni? Sì, con me. Quindi possiede anche Colovaria? Sì, gli serve soltanto proteggo. Perfetto. Potete andare, ragazzi. Grazie mille. Ciao. Che stavo dicendo, presidente? Signor Peluso, che ne dice di portare al secondo piano i suoi amici? Potrebbe esserci qualche libro di Talionis. Ah, ok. Va bene. Detto questo, arrivederci. Grazie, signor preside, arrivederci. Andiamo al secondo piano, come ha detto il preside. Simone, sai dove? Cos'è quella cosa che ci ha detto il preside? Talionis. È una magia molto importante. Ah, fa molto male, molto potente. Molto genetico. Che, ti dico questa cosa, Funzio. Non si impara a scuola. Niente di meno. Mm-hmm. Ah, non si impara? No, non si impara. Quindi a umma ce l'ha data. Sì. Ma sotto dobbiamo. Sotto, amici, mi ha ammacchiata. Ma è meglio se la teniamo nascosta per casi estremi? Sì, per casi estremi. Adesso andiamo in biblioteca al secondo piano. Andiamo. Facci sta magia, sparisci. Però ci segue sempre questo, ma chi è? Buonanotte, ragazzi. Salve. Non congelarmi. Il preside vi verrà a chiamare tra breve. Vieni, Carlo, vieni. Non ci facciamo più. Preside, sarà amico mio Simone. Ciao, Simone. Ciao, vuoi venire anche tu, Medi? Sempre. Ci vuoi seguire? Dove mi andare? Che bello, Tica. Tutto. Ciao, Yumi. Andiamo. Ehi, fammi strada, Simone. Signorina. Vieni, sì. Non andare a cavolare per le scale, che poi muori. Biblioteca, dai. Biblioteca. Dov'è la biblioteca? Biblioteca. Il preside ci ha convocati lì. Non è qui, Simone. Simone, si perde. Se andando nel bagno. Vieni, andiamo. Ah, è qui, sei sicuro? Sì, la strada secondaria. Occhio che non ci segue nessuno, Infatti non mi fate qui seguire, state attenti. Se arriva qualcuno li ammazziamo. Poi dopo li rialzo, così mi faccio i soldi.
Il preside ci ha dato una bella chicca. Addirittura, che bella. Capuzziello, possiamo dirlo? Chi sì, sì, vai, vai, metti mago, è bravo. Sì, io, come? Io, ah, soprannome, sono io. Sì, dai. No, che cazzo ne sapevi? Grande Capuzziello. Ci ha dato... Ci ha dato il preside, grazie a Capuzziello, ci ha dato una magia della strada. Come si chiamava Capuzzi? La magia. Aleones. Ah, capito. Come andiamo, andiamo, devo andare in biblioteca. Come giro, giro, come magia. Taglionis. E che cazzo? Scusami, a te. Questo è Taglionis. Non mi dire niente. No, ma ci sbagliato. Chiedo perdono, che figura di merda io ho fatto. Andiamo, andiamo, dai. Non perdiamoci in... Sì. Andiamo. 100 galeoni. Ma che 100 galeoni? E che i soldi che fai? Chi dice mai di no ai soldi? Allora, dice mai di no. Ma sei sicuro dove stiamo andando, Capuzziè? Sì, sì. Eccomi, Capuzziè. Ah, ecco, andiamo. Vai, vai, cerca, cerca, dovrebbe essere qui. In questa zona. Secondo piano. Eccolo. L'ho avuto? Eccolo. Preso? Preso, preso. Eccolo qua. Mi dai, cavolo, che miseria. Vai, adesso in parete tu. Buonasera. Che vi siete migliorati? Taglionis. Bravo. 3 minuti. Alla faccia tu cazzo. Ma io posso posare il libro o devo tenerlo aperto? No, 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 l'importante è che non... che lo schiatti. Se lo schiatti puoi continuare a leggere facendo altro. A posto. Si muoiono di dei magico. Faccio sta magia, Simo. Yeah. Non lo so, devi chiedere a me di mago. Lui ha anche incanti, diciamo. Questa è una grande stronzata. Perché come si fanno da faticare, scusa? No, povero aiuto. Vi dovete mettere a fare lezioni, mica vi possono dare sempre sui giorni. Fermi, fermi. Imparate Taglioni. Sto studiando, Capuz, sto studiando. Ok. Ma io posso... Funzio, più avanti andrai e più imparerai incantesimi potenti. Per combattere e contrastare le forze oscure. Simo, ma che faccio, mi stai dicendo? Ogni tanto a Simone cioè. Sei diventato un protettore del bene. Complimenti. Ma chi è? Scusami, Ciro. Di chi tu.
Tu che sei in questa scuola da un po' più tempo insieme a Simone, di chi dobbiamo temere di fuori degli Bene, studenti? bene, bella domanda. Diciamo. Il più pericoloso è proprio Simone. Una volta stava per distruggere la scuola facendo diventare grande un pallone. Ma quello Quella è stata la roba era. in fondario. Ma come si manda Quello che un dovete gufo? temere. Allora, E. devi usare il muscolo Y. E poi fare Ok. punto esclamativo gufo. E Tutto lo mandi a chi vicino. vuoi il gufo. Lo mandi a chi Grazie, vuoi. piccolo. Vingardium Parte il Leviosa sono 5 padrinello io. perché quello penso non gli arriva. Mucho mannatta fu. E adesso vi saluto. Ciao ciao, aglioni. Ciao. Ciao. Leggimio. Ciao Ricky, ti è arrivato un gufo? Sì. Che dici? Il mago più potente e più oscuro si chiama Lord Wolf e si vuole prendere questa scuola. E quindi ci sono gli Auror a contrastare e anche il Ministero della Magia. La faccio E chi è Lord Wolf? Lord Wolf è il mago oscuro più potente che Uno esiste nel sbadato. mondo magico. Niente di Ma meno. l'hai mai incontrato? Sì, l'ho incontrato molte volte. Ti è piaciuto? No, perché io sono un Auror, una sicurezza magica. Ho capito. La difesa più grande siamo noi, ti raccomando, Carlo. In che senso? E chi è questo Lord Wolf? Lord Wolf è il mago oscuro più potente sulla faccia della terra. E qualcuno l'ha mai Grazie, distrutto? piccolo. Grazie. No, nessuno lo può distruggere. Allora che senso L'unico che Lord Wolf teme è il preside. Con gli incantesimi che abbiamo ora, noi non potremo distruggere Lord Wolf, perché ha incantesimi potentissimi, oscuri. Ma perché lo dobbiamo distruggere? Dobbiamo distruggerlo perché si vuole prendere questa scuola, si vuole Cazzo me ne impadronire frega di della scuola? tutto. Tanto mi piace questa vita a scuola. E dov'è che l'ha incontrato Lord Wolf? Qui fuori al giardino. E che sembianze aveva? Delle sembianze con una maschera, però aveva la bocca fuori, In che capito? senso? Come una mucca, capito? No. Un mucchaiolo, la bocca dalla bocca, faceva muuuu, La capito? Così fisionomia della faceva. faccia a cavallo. Sì, bravo, bravo. Ma quante volte è comparso Simone? Compare a caso? È comparso molte volte, Ma dà no, dei non compare a segni, ma l'hai caso. visto solo tu? Sì, dà dei segni esce un fumo nero, no? E dà dei segni che è lui. E Guarda, guarda. quanto tempo fa è Si è aperto, comparso? guarda, guarda, vieni qua, si sta aprendo il reparto proibito. Quindi. Quello è un reparto in cui Lord Wolf può andare. Quindi vuol dire che c'è qualcuno vicino al reparto proibito, avviciniamoci. Avviciniamoci. Il mucaiolo. Un Niente di mucaiolo, meno. sì, un po' come il cozzarino, però il mucaiolo. Sì. E nei tre non ce la faremo a uccidere Rolf Wolf adesso. No, noi tre Dopodiché. come siamo messi, no, mo no. Sono 2 giorni che visitiamo la scuola, ma non ci ho capito un cazzo. Simbo. E qu quando è che passiamo al secondo anno, Simone? Allora, funziona così.
Allora, ogni giorno ci sono delle lezioni dalle 21.30 fino alle 23. Google. Questo vale per lezioni serali, anno, secondo anno. Sì, ma tu ti devi serali. Fare 2 ore di lezione? No, no, 2 ore, no. Ah. Ti fai 5 minuti di questi incantesimi, 5 minuti di 2 incantesimi, imparerai 2 incantesimi al giorno, no? Poi la domenica funziona così: per il primo anno la domenica si faranno gli esami, per il secondo anno il venerdì, si arriva fino al settimo anno che farai sempre gli esami il venerdì, solo il primo anno farai gli esami la domenica. Ovviamente devi imparare tutti gli incantesimi del primo anno e andrai a fare. Ma non c'è modo di pagare? Puoi chiedere al preside. E come si fanno i soldi qua? Qui i soldi si possono andare a fare facendo dei piccoli lavoretti, cioè? No, tipo mettere il pomodoro all'interno di una pianta. In che senso? Il seme del pomodoro all'interno della terra, e guadagni 1000 galeoni facendo questo piccolo lavoretto che dura anche poco. Fra terra e pianta ne passa di differenza. Ma scusami, ma qualcuno è interessato a uno scambio di soldi? Devi chiedere. Però adesso il preside ci ha convocato un attimo, dobbiamo andare un attimo in ufficio del preside. Ma scusa, ma come lo senti quando convoca? Io non... Dove manda sta? I gufi, no? Sti gufaro, cioè io non ho visto gufi. No? A me mi è arrivato un gufo. Dobbiamo andare, ragazzi, allora, dai. Il muccarino ma ti scusa, aspetta, calma. Scusate, ma c'è uno qua che sta per morire. Ma chi? È detto che si è aperta la stanza. Si è aperta, vuol dire che è stato qua. Ah, entra, Carlo, entra. Entra e fammi sapere. Oh, usciamo, funziona. Non andiamo nella stanza di ieri, eh. Non sembra che ci sia nessuno. Non c'è nessuno, andiamo, Caput. Ok, andiamo. Questo è un reparto proibito che se vi prende... Oh! 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 Chiamami il preside! È entrato nel reparto proibito, gli facciamo perdere i punti. Cazzo fa l'infame? Ammazziamolo. Vai, entrate, vai. Ammazziamolo. Vai. Oh, non riesco a entrare. Dai, neanche io. Caput. Spostati! Vai Carlo, dai! Dai Carlo! Dai Carlo, dai! Non riesco a muovermi! Madonna mia, Carlo! Oh, stanno qui. Andiamo. Gente. No. Vieni qui. Dove stanno? Oggi ci si diverte. Fermo qui. Forza, tutti di là. E guarda un po', a quanto pare uno codardo ti ha lasciato qui da solo. Scappa, Funzio! William!
Chiamami Simone al rapporto, i professori. E di qua. Chiamami lì. Funzio! Oh. Hai visto? Oh! C'è sta aggiornato. Quello è aggiornato. Sì, ma non mi sembra molto buono. Metti il protetto! E quello è aggiornato. Metti il protego. Non mi sembra molto buono, non mi sembra... Usciamo un secondo. Ma Funzio, ma l'hai visto pure tu? Più o meno, perché io sono entrato e poi sono uscito. C'era uno mascherato. Questo sì. E poi c'era Jenny? Sì, ma sta là fuori Gennaro. Sì, ma stava con quelli dentro che mi attaccavano. Ma a me non mi ha fatto nulla, però. Neanche a me. Però e che... allora andiamo da Gennaro. Ma no, aspetta. Ho paura di Gennaro io. Perché? Perché è con persone più potenti. Appunto, no? E qual è il tuo piano? Che impariamo tutto quello che dobbiamo imparare e poi li ammazziamo. E chi te lo dice che ce lo insegnano? Chi mi dice il contrario? Cosa vuoi fare? Non è che era un mucchiaio... Non è che era Lord Wolf o Mucaiolo? Non lo so, non penso che sia il Mucaiolo. Vuoi provare a fare un dialogo? Sì, ma parli tu. E che ce devo dire? Che faccio? Andiamo a parlare di Simone, che nel caso prendono lui. Brave. Ma aspetta, Simone, gli mando il gufo. Gli mando il gufo. Ok, l'hai visto? Gli ho mandato il gufo? Non ho visto un cazzo. Non vedevi che io avevo un'icona sulla testa? No. Aspetta. Dai, dove cazzo sta? Aspetta. Grazie piccola. Grazie Gaico. Non spostiamoci da qua, eh? Hai trovato Capuzziello? No, è scomparso. Non c'è nessuno. Che vogliamo fare, Funzio? Andiamo noi da soli. Secondo me... Vabbè. Dai, andate non noi. Più o meno. Aspetta, Funzio. Entra. E vedi se per caso non ti vedono, che origliamo magari. Non parlare. Allora funziona. Fai così, entra prima tu. Se ti vedo uscire subito, vuol dire che sono aggressivi. Se non esci subito, entro anche io e vuol dire che non ti hanno scavato. Semmai facciamo il contrario, ok? Che se non esco più sono aggressivi e se esco subito non ci sono problemi. Ok. Vai, è pulito. Cioè non ci sono problemi. Ce n'è... C'è Jenny. Appunto. Ehi. Andiamo. Ciao Jenny, che stai facendo? Salve. No, niente, un duello. Ma stanno con te? Sì, sono i miei amici. Ok. Oggi dovete stare attenti qua dentro. Ma io prima ho sentito una voce malefica. E quello è pericoloso. Avete fatto un duello con questo? No, io e lui abbiamo fatto la prima sfidata. E chi era quello pericoloso, scusate? Non lo so. Quello con la maschera. Chi era, Jenna? Non lo so, Carlo. Ho visto che avete fatto salire uno su una piattaforma.
Sacrifici, non sacrifici. No, eravamo io e Gerard. Io ho visto entrare Gerard, ma senza paura, in questo luogo oscuro. Ma che fate i duelli qua dentro? Io ci sono già stato qui oggi. Chiama un po' il professore, Carlo. Ma che dici? Chiamo un po' Cassilente. Ma che fai? Ma che dici? Allora, c'è... Jenny, c'è un ragazzo che ti vuole sfidare, ci aspetti qua. Oh! Mi sa che ci conviene andare, voglio. Sì, andiamo via, andiamo via. Jenny! Gerard, avete visto uno con la faccia da mucca, tipo? No. Il muccaiolo? Simone! Oh, dimmi. Ho visto, mi sa, quello con la faccia da mucca. Aspetta, aspetta. Aspetta. Vieni. Eccoci. Simo, ma che fine fa? Ecco. Nox, cos'è il Nox? Che sa... Tutto a posto? Pione. Ma che cazzo? Guarda, c'è l'inca. Oh. Ma che cazzo fai, Gesù? Dietro, 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 occhio. Dov'è? Cancelletto free. Grazie, spazione. Oh, dovremmo andare via. Qualcuno bussa. Che facciamo? Oh, piano, piano, piano con gli incantesimi. Ah. Aguamenti. Oh, è Gennaro! Vieni, funziona, vieni! Ma non sto attaccando te, Caput! Ah, scusami. È sopra, è sopra! È sopra, funziona, è sopra! Occhio, funziona! Basta, oggi basta. Ma perché è così piccolo? Ah. Sicuramente
gli avranno fatto qualche incantesimo. Ma è piccolissimo. Sì. Ok. Porco Diaz! Che hai fatto, Carlo? Che hai fatto? Gennà, hai ucciso Simone! No, tu l'hai ucciso! No, io stavo dietro una pianta! Sì, l'abbiamo visto! Ma che fate? Ehi, 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 ehi! Che succede qui? Scappi, scappi! Simo, ma che succede? Occhio! Carlo, non lo so, stai attento. Cazzo! Grazie piccola. Bella lì. Porco Giuda, ste scale! Via, 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 via. Thank you.
Ma sono tutti contro di me, ma cosa vagli contro? Hanno il mio stesso attacco. Devo andarmi a far curare, devo mangiare e poi devo capire delle cose. Vabbè, almeno uso bene le cose per parare, almeno so parare e attaccare, mi sono difeso contro ben tre persone. Non so chi siano quelli che mi attaccavano, non so perché nessuno mi difendeva e addirittura Capuzzolo se n'è andato. Grazie piccola. Yeah. Ecco a cosa serve. Carlo. Salve. Tutti in sala grande. Tutti in sala grande. Sì. Cinder. Andate ora. Vermilius. No, passa. Fai male con quello, eh. Che è successo? Qualcosa? È successo qualcosa? Te lo sto girando anch'io. Perché? Boh, non lo so. Permesso. Permesso. Ragazzi, per favore, possiamo accomodarci tutti quanti nei tavoli delle rispettive casate? Ciao, Tappi. E qual è il tavolo della mia casata? Tutti in sala grande? Si sboccia in sala grande? Guardi, preside! Ah, c'è il preside. Ma... Vedi? Salve. Simo, ma che se ne va a fare, Simo? Caro, tutto a posto, sediti, che c'è il discorso. Dobby, mi da sedere. Sono Dobby. Dobby, mettete vicino a me, eh. Dobby, non sei per sedere. Un po' di notorietà. Si accomodi. Non si preoccupi, la notorietà la però non... Lo fa, eh? Non facciamo così. Vi conviene sedervi ognuno per casata. E questa è la nostra. Sì, non dicevo lei, Carlo, dicevo agli altri due ragazzi. Cornelius, sempre che sei migliore, no, per forza, miglior studente. Bobby sa di essere brutto. Scusate il ritardo, stiamo accompagnando la tartaruga da parte. Ciao Carlo. Un attimo, Carlo, ci guardiamo negli occhi? Ciao Simone. Tutto bene, Carlo? Sì. Tra poco c'è il discorso, Carlo. Ma un bel discorso o un discorso brutto? È un discorso, non lo so. Adesso si vedrà, Carlo. Siediti, Carlo. Quindi facciamo? Io vuoi fondo? Quindi dopo io voglio... Vabbè, intanto... E là, signori. Va bene qui. Dove stai? Oppure la tartaruga. Ma... Quando uno ti chiede come stai, non ti chiede come stai fisicamente, come stai emotivamente, Dobby. Non lo so che stai in piedi, ti vedo. Fabio. Dobby vede i piedi. Signori, è arrivata pure la tartaruga. Non posso stare qui? Vice perfetto. Cosa mi racconti, Luca? Tartaruga, se devi sedere, Dobby no. Incredibile vita. Ma tartaruga dovrebbe scendere, infatti. No. La tartaruga... Non riesco a sedere. È uno studente, la tartaruga.
Certo, vada, vada. Mostro. Ma io ho combattuto contro un silente, sbaglio. Si può sedere al tavolo con noi? Sì, la tartaruga. Assolutamente. Ma? Ma? Ok, per stasera... Vermiglio su sulla... Carla! D'accordo, Vermiglio su sulla tartaruga? Carla! Vermiglio su sulla tartaruga? Tutto a posto? Non sento Lucas. Fa un po' di silenzio, Capuzziello. Cosa sta okay. Vieni qua, tarta. Maia Rido. Quando è che inizieremo a fare sports? Io so scuola. Come sports? Sports. Un po' di sports? Sports. Sì, è vero. Zen again. Funziona. Tutto a posto. Io organizzerò la squadra di Cristo. Sta facendo allora? No. Ma? Come? Sì, sono tipo 3 settimane che aspetto di utilizzarlo. Ma che stai a fare? Vabbè, professore. Affrettata. Quei troppi incanti. Ma che stai a fare, Funzio, prima? Alza un pelo la voce. In che senso stavo facendo? Perché mi hai attaccato? Mi hai attaccato? Io a te? Ma chi ti ha attaccato? Non mi stavo nascondendo. Jenny! Ma cavolo, quanto è bello. Io stavo attaccato. Uno ha da mangiare, un po' di cibo. Ma almeno, Ale, ti ricordi che devi organizzare io la squadra, vero? Ma attaccato, Jenny. Jenny ti scende in canzone che non mi sento da qua. Dobby al cibo? Dobby! Mi vuoi attaccare? Sì. E Jenny fa... Salve professore. Jenny mi attacca. Salve. Dobby? Sì, professor. Come sempre. Come sempre. Poi fa cose con Lord Wolf. Dobby? Bene. Dici che stava con lui, al professore. Ma anche quello Dobby, porta del cibo, per favore. Dov'è? Faccio un altro sonorus, preside. Per favore. Dobby. Vedi, Dobby deve pensare a se stesso, non deve pensare a farlo. Venga, signorina Riddle. Ma dove va? Che è il pene, che buono questo qua sopra che ci sta. Oh, mamma mia. Capuzziello. Signorina Riddle. Capuzziello è del chip. No! Chiedilo al preside, lui sicuramente lo avrà, Carlo! Lui è sempre tutto! Silenzio tutti quanti, c'è il preside. Buonasera a tutti, studenti! Buonasera. Ciao, Albus! Buonasera! Salve! Buonasera! Molto bene! La signorina di giù che fa? Non che stavano parlando prima, Kyle. Vabbè, comunque, ho convocato questa piccola riunione perché i ragazzi qui dietro, ovvero i prefetti e i viceprefetti, visto che alcuni prefetti mancano, hanno avuto intenzione di creare il consiglio studentesco. Quindi, lascio magari la parola per primo al signorino Alex, visto che se la memoria non mi inganna, era lei entusiasta per questa cosa del consiglio. Sì, lecca culo. Chi ha parlato? Ecco, queste sono già cose che non vanno bene, ragazzi, ma proprio per niente. Non ti preoccupare. Silenzio tutti quanti. Ragazzi, per chi fosse nuovo, ogni tanto si terranno delle riunioni chiamate consiglio studentesco, dove gli alunni andranno ad informare, in questo caso i prefetti, i viceprefetti o chiunque abbia qualcosa da dire durante queste sessioni. Mi sono svegliata adesso, scusate. Dicevo, vi daremo alcune consigli su come appunto andare avanti all'interno della scuola, visto che siete quasi tutti quanti del primo anno e ci sono persone come me del quinto e i restanti del terzo, o magari ci sono persone come Barry che adesso non vedo, o altre persone che sono molto più grandi. Se ci siete tutti quanti, se avete capito, vi chiederei gentilmente di fare silenzio e dopo diciamo, diventerà leggermente interattivo come cosa. Lascio la parola a Aaron e buon ascolto a tutti.
Sarò breve perché poi preferirei che fosse il preside o i professori a parlare. Per chi fosse nuovo, ci sono dei metodi a scuola, dei giusti modi per potersi comportare. Stanno arrivando voci di studenti che hanno un atteggiamento poco consono a quelle che sono le regole e soprattutto questi mezzi che utilizziamo a scuola per comunicare e per rapportarci con insegnanti e compagni. Quindi pregherei a tutti i nuovi studenti, a chiunque, diciamo, facesse parte della scuola, dal punto di vista del corpo, appunto, studenti, di regolare un po' i propri mezzi per comunicare. Perché ci sono dei termini che sarebbe preferibile non utilizzare, e soprattutto ci sono compagni che potrebbero sentirsi piuttosto offesi da questo genere di parole. Detto questo, se avete qualche problema, come ha già spiegato Alex, vi potete rifare ai vostri prefetti. Se qualcuno vi dà fastidio o si comporta in modi poco consoni, lo potete segnalare a noi o ai docenti e sicuramente subirà le giuste conseguenze. Per il resto studiate tanto e divertitevi. Posso? Prego, signorina Maria. Mi sentite tutti, giusto? Sì, sì, sì. Volevo dire una cosa veloce, vi vedo, vedo un po' di ragazzi, di ragazzini fare appunto delle, per così dire, passatemi il termine, cretinate. Ricordatevi che siete ancora comunque piccoli, nel senso anche noi siamo stati al primo anno e anche noi avevamo voglia di fare cretinate, eccetera eccetera, però ricordatevi che comunque c'è là fuori, tra virgolette, è pericoloso, quindi cercate di stare attenti e siate sicuri quando andate a fare le cose, non andate a testa bassa, ecco, tutto qua, insomma. E se posso prego, finire anche, ragazzi, il bullismo non è accettato. Se vedo a cerchiare quattro studenti contro uno, prima di tutto siete, tra virgolette, scorretti, dei vigliacchi, per... esatto, se avete magari qualcosa che si chiama Lord Wolf, fatelo in sala duelli, affrontatevi lì alla pari e non 4 contro 1, 5 contro 1, perché non vi fa più forti, perché se per sbaglio come, scusa? No. Si alza in piedi che ha parlato. Chi ha parlato? Vedete, il fatto è questo: non dovete avere paura di quello che dite. Se no, posso dire quello che è successo io? Certamente, prego, chi ha parlato? Io. Si alzi in piedi. La mia casata, professore. Praticamente ero. Venga. Ero sul ponte. Lord Wolf è tornato! Cosa? Ah? Oddio. Cosa? Mi puoi spiegare che problemi la affliggono? Non ho ben capito. Il signor Simone mi ha parlato di uno spirito potentissimo e maligno. Ci ha portato nella stanza proibita. L'abbiamo incontrato! Prima! Lei è un ciarlatano. Ora voglio essere molto chiaro al riguardo. Davvero molto chiaro con tutti quanti voi. Probabilmente sì, avrete sentito parlare di questo Lord Wolf. Ma ditemi una cosa, dov'è per ora? L'abbiamo incontrato con Funzio Pilato. Probabilmente era lui, perché il signor Simone Peluso ci ha detto com'era fatto. Abbiamo sentito una voce cupa e abbiamo visto una persona mascherata. E insieme c'era quel ragazzo là, il signor Jenny! Sì, è vero, ho visto tutto. Come mai mi chiedo? Riguardo ciò, voglio dirvi questo. Pensate davvero che questo signore oscuro, come lo chiamate, questo Lord, questa definizione che lui da solo si è dato, sia qualcosa di degno, di nota, di attenzione?
cosa mi potrebbe mai dare? False speranze, probabilmente. Vediamo. Probabilmente gli avrà parlato di potere, visto quanto mi hanno riferito alcuni studenti. Perché in fondo è questo quello che fa l'oscurità, no? Punta sempre su ciò che di più vogliono gli studenti. E gli studenti vogliono più potere. Ma io sono sicuro che in ognuno di voi c'è qualcosa di meglio di questo. Il potere non è soltanto conoscere incantesimi dall'incredibile potenza. Come ho già detto, la più grande forza deriva dal saper chiedere aiuto. Il più grande atto di coraggio deriva dal chiedere aiuto. Il più grande atto di forza deriva dall'accettare e dal saper dare quell'aiuto. Pensate veramente che qualche incantesimo vi renderebbe migliori degli altri studenti? Quindi noi saremmo migliori di voi, secondo voi? Io conosco moltissimi incantesimi, e così anche il corpo studentesco, guardate. Siamo migliori di voi? No, non è così. Noi non siamo migliori di voi. Certo, abbiamo più conoscenza, ma la nostra non è conoscenza che io vado a nominare sul fattore di una magia che conosciamo o altro. È l'esperienza che ci rende quello che siamo. Scegliere di avere più potere mi rende solo più piccoli. Ma più forti. Sì, assolutamente, corretto, è vero. È un'illusione. Forti. È un'illusione l'essere forti perché si ha più potere. È una misera illusione. Esatto. Sareste più forti, ma per cosa? Vuoi sapere qual è la vera forza? Io lo ricordo. Okay, come si fa ora? La sponda del percarlo andrà a controllare. Come si fa a mangiare? Muscolo E! La faccio. Come muscolo E? Sami,
Oh, come sì. Muscolo è? Hai qualcosa da mangiare per i ragazzi? Andiamo Funzio, andiamo al dormitorio. Funzio. Tutto, mi spiace. Non c'ho un cazzo per mangiare, ragazzi. E chiedi prof, chiedi prof. Dormitorio posso da quella parte. Grifondoro rimangano qui con me. Allora, cosa da mangiare? Neanche un bacio. Funzio. No ragazzi, dovete andare a comprare il cibo, io non ne ho con me. Se dovete andare a comprare del cibo, che vengono scortati dagli studenti più grandi. Dobby saluta. Ciao Dobby. Ciao. Mi posso una brobina perché ho solo questa. Gara di ballo? Dobby balla. Io resto culo, Dobby. Prenda anche il vivo. Aspettiamo qui Alex. E dobbiamo aspettare qui. Andiamo a controllare. Io e Funzi abbiamo visto delle cose poco chiare. Ok, ok, state tutti quanti dietro di me. Ci sono degli studenti che sono andati lì. Devo andare. State dietro, per favore. Non fate cazzate, per favore. Andiamo. Okay. Vabbè. Ma non capito, ma dove ci porti? Io mi devo portare... Devo andare al troll perché c'è... Non sei convinto neanche tu di dove dobbiamo andare. Andiamo, ci sono gli studenti che stanno veramente combattendo il troll, vieni. Mi fido della tua proprio percezione dei fatti, molto distorta direi. Qua? Cazzo sta sto troll? Dove sta? Hanno detto nel... Il centrale. Andiamo a sta parte. Ecco gli studenti per il cercavo. Sono loro? Seguiamoli ragazzi. Andiamo! A me non sembrava andati di qua, eh. Ah! Combatterli. È geniale. Ma non dobbiamo combatterli. Ah, tutta la scuola. Ah, ok. Ragazzi,
ragazzi, attenti al platano picchiatore. Al che? Il platano. All'albero! Sarebbe quest'albero, è una creatura a modo suo. Scappare? Sì, siamo riusciti. Ma chi ha usato Avis sul troll? Io. Ma sei stato geniale. È perché io ho studiato i troll. Ma siete bravo. Sono stupido. Hai avuto un'ottima idea. Meglio degli altri. 10 punti alla casa da serpe verde. Io ne darei anche 20. È stato intelligente usare Avis. D'accordo. Esatto, sì. Ascolto copiano gli insegnamenti. Grazie. Pure i troll non ne abbiamo ancora parlato, ragazzi. Complimenti, ragazzi. Professore? Mi fido. Sì. E vai. E vai. Esatto, detto gli uccellini vanno a spaventare i troll. Nessuno si è ferito, giusto? Trollati dal troll. Il troll l'ho controllato con gli uccellini. Perfetto. Ma adesso dov'è finito? Un ottimo lavoro. Oh, lasciamolo lì. È là sotto. Sapevo questa cosa, però non sapevo che era vero. Beh, adesso ho potuto constatare. Peccato. Occhio che c'erano delle fiamme qua, eh!
Ragazzi, io vado. Vi saluto. E vi abbraccio. Buonanotte ragazzi, grazie a tutti per le subs e grazie per essere stati qua fino a quest'ora. Io vado a dormire.